Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Allora, oggi parliamo di questa notizia bomba che è uscita, in realtà non è uscita, però è trapelata questa, si è riusciti ad arrivare a questa notizia tramite un'intervista fatta da Norman Reedus, una lunga intervista, in cui ha dichiarato in pratica che sta lavorando al seguito di Death Stranding. Quindi non si sapeva nulla di un seguito di Death Stranding, non era mai uscita nessuna notizia, nemmeno rumor in realtà, che solitamente invece escono, e quindi lui ha affermato così dal nulla, e penso che a questo punto non sia nemmeno troppo improvvisata la cosa, ma penso che, diciamo, lui potesse dirlo, ecco, negli accordi con Kojima Production era previsto che lui potesse dichiararlo. Vediamo al volo l'intervista e poi ne parliamo insieme. Prima di iniziare, come sempre, vi invito però ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché molti di voi che guardate i miei video non siete ancora iscritti al canale, quindi mi raccomando, per supportarmi iscrivetevi al canale. Allora, vediamo un secondo l'intervista. In realtà nell'intervista non si dice niente, se non che lui risponde a una domanda dicendo: abbiamo appena iniziato il secondo, riferendosi a Death Stranding, quindi solo questo. E poi spiega che per il primo Death Stranding ci sono voluti 2-3 anni per finire tutte le sessioni di motion capture, e è stato poi un grande successo anche per i premi ricevuti il titolo, e hanno appena iniziato questa seconda parte, quindi non sappiamo nient'altro, solo questo. Però, cioè, insomma, visto che non se ne sapeva nulla, credo che già sia tanto sapere che ci sia un Death Stranding 2. Io per esempio in primis non mi aspettavo che ci sarebbe stato un seguito diretto di Death Stranding, e adesso ne andiamo a parlare insieme, analizziamo un pochino delle cose interessanti. Allora ragazzi, i discorsi che voglio affrontare, anche se non voglio essere troppo prolisso, sono due. Uno è narrativo e il secondo è di percezione del pubblico, mettiamola così, su Death Stranding. Per quanto riguarda il discorso narrativo, in realtà non è che ci sia molto da dire o da ipotizzare su quello che sarà lo sviluppo della storia di Death Stranding, perché non sappiamo niente, assolutamente nulla. L'unica certezza che abbiamo a questo punto è che il protagonista sarà ancora Norman Reedus, a meno che non partecipi al cast come una figura secondaria, ma ne dubito, perché comunque è un attore di rilievo, quindi al 99% Norman Reedus sarà il protagonista di Death Stranding 2 a questo punto. Ma tolto questo, non sappiamo nient'altro. Il dubbio che mi viene è che effettivamente il primo Death Stranding non finisce, come dire, a metà o comunque con qualche cliffhanger. Per lo più la storia e l'arco narrativo si conclude anche in maniera soddisfacente per quanto mi riguarda. È vero che l'universo narrativo creato da Kojima per quanto riguarda Death Stranding è molto interessante e potrebbe essere molto approfondito, però a quel punto avrei lasciato qualche dubbio, qualche domanda in più alla fine del primo Death Stranding, che invece è stato comunque abbastanza autoconclusivo, ecco. Non ha lasciato grandissime porte aperte, se non questo universo narrativo creato molto molto interessante e affascinante, che può essere sicuramente ripreso. Anche comunque le vicende di Norman Reedus in Death Stranding non mi sembra che possano essere portate avanti chissà quanto, però diciamo che ci fidiamo di Kojima. Quindi questo dal punto di vista narrativo. Da un punto di vista di percezione del pubblico, Death Stranding è uscito nel 2019, sono passati 3 anni, quasi 3 anni. Effettivamente è un titolo che è stato recepito in maniera controversa. Molti l'hanno amato, come me, e moltissimi l'hanno, non dico odiato, più che altro diciamo non considerato o preso in giro per la sua componente ludica che forse per alcuni mancava, per il suo gameplay che molti definiscono inesistente. Secondo me è uno di quei titoli che divide. Non mi sento di criticare chi non è riuscito a entrare in sintonia con Death Stranding. Comunque io mi trovo in sintonia invece con chi l'ha amato. Ma quello che voglio dire è che io vedevo Death Stranding come un titolo che sarebbe stato capito dalla massa nel corso di 10 anni, 15 anni, perché non mi aspettavo realmente un seguito, o almeno non così immediato. Cioè, per me Death Stranding era uno di quei titoli che deve avere un seguito dopo 15 anni, non dopo, non lo so, 6 anni, perché adesso è uscito da quasi 3 anni. Loro stanno iniziando a lavorarci adesso, potrebbero passare almeno altri 3 anni prima di concluderlo, se non di più. Quindi comunque siamo intorno ai 5, 6, 7 anni possono passare di produzione rispetto al primo capitolo, che non sono pochi, ma io, ripeto, avrei lasciato quell'alone di, non dico di mistero, ma di epicità di questo titolo così controverso
per riprenderlo magari tra 15 anni, una roba del genere. Non vedevo la necessità di fare un seguito diretto a poca distanza comunque dall'uscita del primo capitolo. Ecco, questa è l'impressione che ho avuto, che si potesse aspettare, si poteva ancora aspettare e contribuire a lasciare diciamo questa curiosità verso questo universo narrativo. Secondo me ci stava, è uno di quei pochi casi in cui non mi sarebbe dispiaciuto aspettare per tanti anni un seguito, mettiamola così. Queste sono le mie considerazioni, ma fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo pseudo annuncio, perché possiamo dire che a questo punto è ufficiale, perché non penso che Norman Reedus si potesse inventare una cosa del genere. Fatemelo sapere in un commento e parliamone insieme. Come sempre invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale, magari attivare anche la campanellina per rimanere aggiornati sui miei contenuti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!